sono circa 20.000 partecipanti, alcuni dei quali doppiano alcune gare, quindi sono 28.000 gli effettivi partecipanti alle gare. Quindi rispetto al passato c'è una crescita e quindi volevamo, ecco, dare anche un'impronta nuova dal punto di vista logistico, e c'è anche un'impronta nuova dal punto di vista dei giudici, perché sono giudici completamente terzi, che rispetto al passato era una delle richieste che il CONI ci aveva fatto da sempre, e quest'anno siamo riusciti a chiudere il ciclo che abbiamo avviato 7-8 mesi fa, e quindi ora abbiamo, almeno nelle standard latinoamericane, giudici completamente terzi. Questa operazione dei giudici terzi a settembre l'avviamo anche con tutte le altre discipline, noi ne abbiamo 53 di discipline, e quindi avviamo anche con tutte quante le altre. Tutto il movimento è soddisfatto, è diciamo, convinto della bontà delle operazioni che stiamo facendo, che puntano esclusivamente a mettere gli atleti al centro del sistema federale. A differenza del passato, io che ho un'esperienza e vengo dal mondo sportivo, mondo CONI eccetera, per me, con tutto il rispetto, ovviamente ringrazio tutte le figure, giudici, segreteria, dirigenti, tecnici eccetera, però tutte queste figure non esisterebbero se non ci fossero gli atleti, e gli atleti devono assolutamente essere l'obiettivo nostro principale. Dobbiamo fare tutto il possibile per metterli al centro della nostra attenzione, perché lo riteniamo che sia la cosa più giusta.